Siamo a Lio Piccolo, nella laguna nord di Venezia, lungo il canale Rigà. Siamo in uno scavo archeologico di ricerca didattico dell'Università Ca' Foscari, finalizzato a conoscere una struttura di età romana imperiale, probabilmente una villa marittima con annessa zona produttiva, attraverso la collaborazione interdisciplinare di vari scienziati, finalizzata anche a ricostruire l'ambiente circostante in età antica. Ci troviamo al campo di terra e abbiamo qua davanti i materiali che sono stati recuperati dal sito sommerso e li vedete così disposti sul tavolo perché questo fa parte di un momento molto importante di condivisione tra studenti, è un momento molto importante in cui ci scambiamo tra di noi le conoscenze o comunque impariamo assieme qualcosa di diverso e qualcosa di nuovo. Come potete vedere sono stati recuperati diversi tipi di materiali, diversi tipi di reperti, partendo dai blocchetti con le tessere di mosaico o talvolta tesserine singole. Possiamo vedere anche che è stata recuperata una parte di un'anfora, nello specifico un'ansa, e parte di affreschi che andavano a decorare la villa. Una delle fasi fondamentali in uno scavo archeologico è quello della documentazione e del rilievo. Ultimamente il rilievo è sempre tridimensionale attraverso il rilievo fotogrammetrico. A fine giornata, dopo lo scavo, mi immergo e effettuo questa documentazione con diverse camere a seconda della visibilità, perché in laguna una delle problematiche principali è quella della poca visibilità dell'acqua, siamo intorno al mezzo metro, un metro. Una volta effettuata la documentazione e il rilievo fotogrammetrico, la fase poi di elaborazione dei dati avverrà nei laboratori di archeologia di Ca' Foscari. Ora ci immergiamo sul sito e consiste in una struttura di età romana imperiale, probabilmente del primo secolo d.C. Nel particolare quello che andremo a vedere è una vasca all'interno della quale stiamo trovando resti di ostriche, quindi probabilmente una vasca utilizzata per l'allevamento delle ostriche. Le strutture pavimentali di questo edificio parrebbero giacere a una quota attuale di circa 1,5 metri sotto il medio mare, mentre la struttura produttiva è più profonda, ma questo sta bene perché in età romana evidentemente doveva stare sott'acqua. Questi valori sono molto importanti per lo studio della subsidenza e dell'eustatismo e in generale per la ricostruzione dell'ambiente lagunare in età romana. L'archeologia quindi, grazie comunque alla collaborazione di geologi e archeobotanici, permette di ricostruire l'ambiente antico e quindi di dare informazioni preziose anche per la conoscenza delle variazioni climatiche. Questo scavo, oltre a essere un progetto di ricerca, è anche uno scavo didattico che ospita studenti sia del triennio che della magistrale che dottorandi, che hanno la possibilità, cosa abbastanza rara tutto sommato in Italia, di formarsi nel campo dell'archeologia marittima, in particolare in questo caso della ricerca archeologica subacquea in ambiente lagunare, che è un ambiente molto particolare perché per quanto la profondità sia bassa, la visibilità è molto scarsa, quindi insomma il lavoro è abbastanza complesso e quindi richiede una certa acquaticità. Siamo appena usciti dall'immersione e in questo momento abbiamo recuperato vari materiali che si trovano appunto sul sito, come per esempio alcune tessere di mosaico che escono dal settore che stiamo scavando in questo momento, vari lacerti pavimentali in cotto in questo caso, che testimoniano appunto la vita di questa struttura e i materiali che appartengono a questo giacimento archeologico.